quello che io ho imparato anche dalle interviste fatte all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini è un'idea diversa della fragilità. Cioè, la fragilità come una parola che si incontra molto con la parola umano, fragile umano, fragile come l'idea di una misura, di un respiro che in qualche maniera appartiene alla vita di tutti e che spesso trascuriamo. Fragile come parola che in qualche maniera chiede al mondo di fare conti con quella che è la carne, i sentimenti, la vita reali delle persone e non con quell'idea astratta di uomo che è l'uomo performativo di questi nostri tempi.